Buongiorno a tutti. Good morning. We're in part 3 now of Lord Teach Us How to Pray. Siamo arrivati alla terza puntata di Signore insegnaci a pregare. And today we're talking about praying into the silence. E oggi parliamo di pregare nel mezzo del silenzio. Let me pray for us. Preghiamo. Father, as we enter into this time of learning, may we hear from you anew. Fill us again with your Spirit. And above all, Lord, teach us how to pray. Padre, mentre ci prepariamo ad imparare, prego che possiamo sentirti in maniera nuova. Riempici di nuovo del tuo Spirito. E soprattutto, Signore, insegnaci come pregare. So far, we've seen how prayer starts in God's presence. And that through prayer we have the authority to bring heaven to earth. Finora abbiamo visto che la preghiera inizia alla presenza di Dio e che attraverso la preghiera abbiamo l'autorità di portare il cielo sulla terra. Prayer we've come to understand is ultimately a relational invitation from God to be with him. Abbiamo capito che la preghiera è, in definitiva, un invito di Dio ad avere relazione con Lui. So, what do we do with that understanding when we experience times of unanswered prayer? Che cosa facciamo allora di quello che abbiamo compreso quando viviamo momenti di preghiera senza risposta? Times of feeling God is silent. Momenti in cui sentiamo che Dio è silenzioso. Times, as Pete Greig puts it, God is on mute. Momenti in cui, come dice Pete Greig, è come Dio avesse disattivato l'audio. How do we square a scripture like Psalm 91 that says, "He will call upon me and I will answer him"? Come si concilia la scrittura che dice, "Egli mi invocherà e io gli risponderò"? With this scripture. Con questa scrittura. So, Psalm 13. Salmo 13. Oh Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Signore mio Dio. Illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte. There is nothing more painful or desolate than feeling that God either isn't listening, or worse that he is, but doesn't care. Non c'è niente di più doloroso e desolante che sentire che Dio non ci ascolta, o peggio, che ci ascolta ma non se ne cura. As Christians, we have a duty to look honestly at this. Come cristiani abbiamo il dovere di affrontare questo onestamente. Because at some point it will be our lived experience. And certainly that of someone we love. Perché a un certo punto sarà una nostra esperienza di vita e sicuramente in quella di qualcuno che amiamo. We need answers for ourselves and for them. Abbiamo bisogno di risposte per noi stessi e per loro. How can we heal if we live constantly in disappointment? Come possiamo guarire se viviamo costantemente nella delusione? How can we speak truth if we can't be honest about doubt? Come possiamo dire la verità se non possiamo essere onesti riguardo al dubbio? And please Wrestling with this is not a sign of unbelief. Don't let anyone tell you otherwise. E si badi bene, lottare con questo non è un segno di mancanza di fede. Non permettete che qualcuno vi dica il contrario. Pain, disappointment, fear are part of the human experience. Il dolore, la delusione, la paura fanno parte dell'esperienza umana. And if you have never raged against this in your life, then I respectfully say you've not been living in reality. E se non vi siete mai scontrati con questa nella vostra vita, allora vi dico con tutto rispetto che non avete vissuto nella realtà. Shakespeare knew this. Shakespeare lo sapeva. How, oh you are men of stones, had I your tongues and eyes, I'd use them so that heaven's vaults would crack. Urlate, urlate, urlate! O voi siete uomini di pietra! Avessi io le vostre lingue e occhi, li userei così che la volta del cielo si spacca. The slaves in the cotton fields knew this. Gli schiavi nei campi di cotone lo sapevano. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord, sometimes I'm almost to the ground. Yes, Lord, nobody knows the trouble I've seen. A volte sono di buon umore, a volte sono giù. Oh sì, Signore, a volte sono quasi a terra. Oh sì, Signore, nessuno conosce i problemi che ho visto. I knew this when in my journal after a particular act of betrayal, I simply drew a scream. Lo sapevo anch'io. Quando nel mio diario, dopo un particolare atto di tradimento, disegnavo semplicemente un urlo. God says he will bind up the broken-hearted. Dio dice che fascerà i cuori spezzati. He can't do that if we deny such things exist. Ma non lo può farlo se neghiamo l'esistenza di queste cose. We have no right to preach hope. If we can't acknowledge despair. Non abbiamo il diritto di predicare la speranza se non possiamo riconoscere la disperazione. We have to have a theology that walks through the valley as strongly as the one we have on the mountain tops. Dobbiamo avere una teologia che cammini nella valle con la stessa forza di quella che abbiamo sulle cime delle montagne. Let's take a look at three questions. Vediamo tre domande. How am I going to get through this? Come farò a superare tutto questo? Where is God when heaven is silent? Dove è Dio quando il cielo tace? And when will my prayers be answered? Quando saranno esaudite le mie preghiere? So the first of those questions, how am I going to get through this? La prima di queste domande è: come farò a superare tutto questo? In Mark chapter 14 verses 32 to 36. Dal Vangelo di Marco, capitolo 14. They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." He took Peter, James and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death," he said to them. "Stay here and keep watch." Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. "Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will." Poi giunsero in un podere del detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedete qui finché io abbia pregato." Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato e disse loro: "L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate." Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: "Abbà, Padre, Ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. The word overwhelmed used here means Jesus is encircled in grief. La parola oppressa qui significa che Gesù è circondato dal dolore. It's suffocating in how it has enveloped him. Il modo in cui lo avvolge è soffocante. Jesus here is at the point of total emotional, spiritual and physical breakdown. Gesù qui sta sull'orlo di un totale crollo emotivo, spirituale e fisico. How is he going to get through this? Come farà a superare tutto questo? So there are four principles that we should take as a blueprint for surviving our own or others' times of desolation. Quindi ci sono quattro principi che dovremo prendere come modello per sopravvivere ai momenti di desolazione nostri e degli altri. Giovanni? Grazie. So, place, people, prayer, purpose. Posto, persone, preghiera, proposito. When we are also feeling overwhelmed, then we need to be in a place and with people with whom we feel safe and can trust to come alongside and walk with us through the valley. Quando ci sentiamo sovraffatti o oppressi, abbiamo bisogno di essere in un posto, in un luogo e con delle persone con le quali ci sentiamo al sicuro e di cui possiamo fidarci per stare al nostro fianco e camminare con noi attraverso la valle. When my marriage broke down, I asked three friends to be my prayer partners. Quando il mio matrimonio è finito, ho chiesto a tre amici di essere i miei compagni di preghiera. Another one to be the one that it was okay to sit with and do nothing but cry. Ad un'altra di essere quella con cui potevo semplicemente sedermi e piangere. And another friend to be my party friend. E ad un'altra ancora di essere la mia amica per le feste. The one whose role it was to spot when I was low and ring up and say, come on, we're going to the salsa bar. Quella affidata al ruolo di individuare quando ero giù e di chiamarmi e dire, dai, andiamo alla salsa bar. I thank God for each and every one of them, because their different ways of ministering to me saved me and my boys in our time of need. Ringrazio Dio per ognuno di loro, perché i loro modi diversi di servirmi hanno salvato me e i miei ragazzi nel momento del bisogno. Keep yourself safe when you're hurting. Tieniti al sicuro quando stai soffrendo. And in turn, be a safe place for others. E a tua volta sii un posto sicuro per gli altri. When we're down, we might not feel like it. But we do need to keep praying and holding on to the promises of scriptures. Quando siamo giù, possiamo non averne voglia, ma dobbiamo continuare a pregare e ad aggrapparci alle promesse delle scritture. Our prayers might be nothing more than that silent scream of mine. Le nostre preghiere potrebbero essere nient'altro che quel mio grido silenzioso. But if that's all we can offer, then that's what we offer. Ma se è tutto ciò che possiamo offrire, allora è ciò che offriamo. And finally, and possibly the most difficult of all, is to try and find a purpose. Infine, forse la cosa più difficile di tutte è cercare di trovare proposito, uno scopo. The purpose isn't to ignore the pain. Lo scopo non è ignorare il dolore. Or pretend it isn't happening. O far finta che non ci sia. Or even to rejoice in it. E nemmeno gioirne. Jesus in the garden didn't for one moment suggest that he was happy about what he was going to endure. Gesù nel Getsemani non ha mai detto di essere felice di ciò che stava per subire. But he knew that he could trust the Father And for the joy he'd find on the other side, it was something he could face. Ma sapeva di potersi fidare del Padre e che per la gioia che avrebbe trovato dall'altra parte era qualcosa che poteva affrontare. As Pete Greig puts it, find a purpose in the pain when you can, and find a purpose in spite of the pain when you can't. Come dice Pete Greig, trova uno scopo nel dolore quando puoi e trova uno scopo nonostante il dolore quando non puoi. Giovanni? So, where is God when heaven is silent? Dove è Dio quando il cielo tace? Psalm 22, verse 2. Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Salmo 22. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. I want to encourage you to understand that the Bible is absolutely honest, probably more so than we are, about God's seeming silence. Voglio incoraggiarvi a capire che la Bibbia è assolutamente onesta, probabilmente più di noi, riguardo all'apparente silenzio di Dio. The Psalms are certainly full of cries asking God to turn up and answer. I salmi sono certamente pieni di grida che chiedono a Dio di alzarsi e rispondere. But what if the silence is something else? Ma se il silenzio fosse qualcos'altro? As Pete Greig puts it, God's silence is not his absence, but rather his presence in another form. Come dice Pete Greig, il silenzio di Dio non è la sua assenza, ma piuttosto la sua presenza in un'altra forma. What if we see it not as God being absent, but rather that we may be in a time of waiting? E se lo vedessimo non come un'assenza di Dio, ma piuttosto come un tempo di attesa? Let's take a look at some scriptures. Diamo uno sguardo ad alcune scritture. So in Lamentations chapter 3 verse 25 it says, "The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him." Lamentazioni 3:25 dice: "Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca." Psalm 27, verse 14, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Salmo 27:14 dice: spera nel Signore, sia forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. E aggiungo che questo spera italiano in inglese è aspetta. Micah 7, verse 7. As for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me. Michea 7:7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. We live in a world of instant gratification. I want it now. Viviamo in un mondo di gratificazione istantanea. Lo voglio subito. The fact that we can be connected to others 24/7. Sorry, we even have an acronym, FOMO, fear of missing out. It can seem as though patience and waiting isn't necessary and certainly are no longer virtues. Il fatto che possiamo essere connessi agli altri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, abbiamo persino un acronimo in inglese FOMO, che vuol dire paura di perdersi qualcosa, può sembrare che la pazienza e l'attesa non siano necessarie e certamente non sono più virtù. And yet the fruit of the Spirit includes patience. Eppure il frutto dello Spirito comprende la pazienza. But when the waiting goes on and on and on, it really is easy for the waiting to become a place of uncertainty. Ma quando l'attesa continua e continua e continua, è davvero facile che l'attesa diventi un luogo di incertezza. What will carry us through this time is a well-developed muscle memory of holy habits. Ciò che ci aiuterà a superare questo periodo è una memoria muscolare ben sviluppata di sante abitudini. And those muscle memories are read, sing, remember, hope. E queste memorie muscolare comprende leggere, cantare, ricordare e sperare. Read the Bible. Leggete la Bibbia. We promise the word never returns to God empty. Ci viene promesso che la parola non torna mai vuota a Dio. The words might be a blur and in the present no comfort. Le parole possono essere confuse e nel presente senza conforto. But something will be at work in us deep in our souls. Ma qualcosa sarà all'opera in noi nel profondo della nostra anima. Sing. Cantate. Psalm 145 verse 2 says, "Every day I will praise you." Salmo 145 dice, ogni giorno ti loderò. Not when I feel like it. Non quando ne ho voglia. Or I'm feeling happy. O quando mi sento felice. But every day. Ma ogni giorno. Remember. Ricordate. Think about all the times God has answered your prayers. Pensa a tutte le volte che Dio ha risposto alle tue preghiere. I keep a journal, and when I feel discouraged, I love to read the ways God has worked in and through me in the past. Io tengo un diario e quando mi sento scoraggiata, amo leggere i modi in cui Dio ha operato in me e attraverso di me in passato. And hold on to hope. E aggrappatevi alla speranza. So Hebrews 10 verse 23. Let us hold tightly, without wavering, to the hope we affirm. For God can be trusted to keep his promise. Ebrei 10:23 dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Hold on tightly. It takes effort. It's an act of our will. Tenere duro richiede uno sforzo, è un atto della nostra volontà. It may not make any sense to us, but we do it because why? Because God can be trusted. Può non avere un senso per noi, ma lo facciamo perché? Perché ci si può fidare di Dio. Waiting doesn't have to be a time when nothing happens. L'attesa non deve essere per forza un periodo in cui non succede nulla. It can be a time when we encounter God in new and deeper ways. Può essere un momento in cui incontriamo Dio in modi nuovi e più profondi. And the final question. E la domanda finale. When will my prayers be answered? Quando saranno esaudite le mie preghiere? I hope that this necessarily quick and brief overview of this really important subject hasn't left you bewildered. Spero che questa panoramica necessariamente rapida e breve di questo argomento così importante non vi abbia lasciato sconcertati. And what I'm about to say I truly hope doesn't sound trite or some sort of Christian cop-out. E spero davvero che quello che sto per dire non sembri banale o una sorta di scappatoia cristiana. Living in the time of unanswered prayer can be deeply painful. Vivere nel periodo delle preghiere non esaudite può essere profondamente doloroso. When can we expect it to end? And hear from God. Quando possiamo aspettarci che finisca e sentire Dio? I say this carefully, but sometimes it will not be in this life. Lo dico con cautela, ma a volte non sarà in questa vita. Revelation 5:7-8. He stepped forward and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. And when he took the scroll, the four living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they held gold bowls filled with incense, which are the prayers of God's people. Apocalisse 5, versetti 7 e 8. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. This is a picture of Jesus at the end of time. Questa è un'immagine di Gesù alla fine dei tempi. He's the he in verse 7. È il colui del versetto 7. At the moment of bringing to an end this old earth and its ways. Al momento di porre fine a questa vecchia terra e alle sue vie. It's at this point that every prayer will be answered. È a questo punto che ogni preghiera sarà esaudita. This is how the theologian Dr. Herbert Lockyer put it. Così ha spiegato il teologo Herbert Lockyer. The true odors, fragrant incense in bowls in heaven, are the heart prayers of God's children. I veri odori, l'incenso profumato nelle coppe del cielo, sono le preghiere del cuore dei figli di Dio. Every prayer which broke out in a sob from an agonizing heart. Ogni preghiera che è scoppiata in un singhiozzo da un cuore agonizzante. Every sigh of the solitary and struggling Christian. Ogni sospiro del cristiano isolato ed in difficoltà. Every groan of those groping Godward. Ogni gemito di chi tende verso Dio. Mingles here with the songs of the happy and triumphant. Si mescola qui con i canti di chi è felice e dei trionfatori. In the golden bowls are the fragrant prayers of saints waiting for answers. Nelle coppe d'oro ci sono le preghiere profumate dei santi in attesa di risposte. It's a truly beautiful picture. È un'immagine davvero bella. But what comfort and meaning can we find in it here, in the here and now? Ma quale conforto e quale significato possiamo trovare nel qui e ora? We need to circle back to the very first point I made 3 weeks ago. Dobbiamo tornare al primo punto che io ho sollevato 3 settimane fa. That prayer is about sitting with God and seeing reality from His perspective. Ossia che la preghiera consiste nel sedersi con Dio e vedere la realtà dalla sua prospettiva. As Pete Greig says, we might want it fixed, but God wants it blessed. Come dice Pete Greig, forse noi vogliamo che sia riparata, ma Dio vuole che sia benedetta. In the here and now, there may be no healing. Del qui e ora potrebbe non esserci nessuna guarigione. No husband. Nessun marito. No resolution to the situation. Nessuna risoluzione della situazione. We need to ask, how can this be redeemed if it can't be removed? Dobbiamo chiederci come può essere redento se non può essere rimosso. Let me introduce you to my friend Ruth. Vi presento la mia amica Ruth. Ruth was a really successful primary school teacher and pastor at my local Baptist church. Ruth era maestra di scuola elementare e un pastore di successo nella mia chiesa battista locale. She loved her job and her ministry. Both were flourishing and she was doing a great work. Amava il suo lavoro e il suo ministero, entrambi erano fiorenti e lei stava facendo un ottimo lavoro. Then one day she woke up and couldn't speak. Poi un giorno si è svegliata e non riusciva a parlare. The doctors didn't know why. I medici non sapevano perché. The consequence was she had to leave both teaching and ministry and suffered a massive nervous breakdown when faced with this loss. La conseguenza fu che dovette lasciare sia l'insegnamento che il ministero e soffrì di un forte esaurimento nervoso di fronte a questa perdita. Then one day she sent a message asking us to stop praying for healing. Poi un giorno ci ha mandato un messaggio chiedendo di smettere di pregare per la guarigione. But to start praying for a renewed vision of what God was doing. Ma di iniziare a pregare per una rinnovata visione di ciò che Dio stava facendo. She's now the head of a charity she founded called Renew Wellbeing. Ora è capo di un'associazione da lei fondata, Renew Wellbeing, which has 150 cafe-style safe spaces run by churches in partnership with mental health professionals. Che conta 150 spazi sicuri tipo bar gestiti dalle chiese in collaborazione con professionisti della salute mentale. Has written 3 books. Ha scritto 3 libri. And while she still has to take care of her voice, she's able to do training and public speaking. E pur dovendo ancora prendersi cura della sua voce, è in grado di tenere corsi di formazione e di parlare in pubblico. We wanted it fixed. Noi volevamo che fosse riparata. God wanted it blessed. Dio voleva che fosse benedetta. We wanted it removed. Noi volevamo che fosse rimossa. He wanted it redeemed. Lui voleva che fosse redenta. Living with unanswered prayer is not easy. Vivere con una preghiera non esaudita non è facile. But trust me, it's doable. Ma credetemi, è fattibile. Eugene Peterson writes, "Faith develops out of the most difficult aspects of our existence." Not the easiest. Eugene Peterson scrive: la fede si sviluppa dagli aspetti più difficili della nostra esistenza, non dai più facili. Let me say this prayer of Ignatius over us. Lasciatemi dire questa preghiera di Ignazio su di noi. Oh Christ Jesus, when all is darkness and we feel our weakness and helplessness, give us the sense of your presence, your love and your strength. Help us to have perfect trust in your protecting love and strengthening power, so that nothing may frighten or worry us. For living close to you, we shall see your hand, your purpose, your will through all things. Amen. O Cristo Gesù, quando tutto è buio e sentiamo la nostra debolezza e impotenza, dacci il senso della tua presenza, del tuo amore e della tua forza. Aiutaci ad avere perfetta fiducia nel tuo amore protettore e nel tuo potere che rafforza, affinché nulla ci spaventi o ci preoccupi, perché vivendo vicino a te vedremo la tua mano, il tuo scopo, la tua volontà in tutte le cose. Amen.